dopo 5 mesi la relazione tra la popstar Ariana Grande ed il comico del Saturday Night Live Pete Davidson. I due avevano deciso di sposarsi, ma, come riporta il sito TMZ, si sarebbero detti addio di comune accordo lo scorso weekend. Secondo la stampa americana, Ariana Grande e Pete Davidson sarebbero ancora innamorati, ma avrebbero capito che questo non è il momento adatto per poter vivere la loro relazione. È successo tutto troppo in fretta. Non è una sorpresa per nessuno, ha fatto sapere una fonte vicina all'ex coppia Pete. Qualche indiscrezione sulla rottura era già circolata nello scorso weekend, quando alcuni scatti avevano rivelato un insolito cambiamento in Pete Davidson. L'attore aveva infatti trasformato in un cuore il tatuaggio fatto in onore della fidanzata, che rappresentava due orecchie a forma di coniglio. Successivamente, la star del Saturday Night Live ha disattivato anche i suoi account social, mentre su quelli della Grande continuano ad essere presenti scatti in sua compagnia. Ariana Grande e Pete Davidson avevano iniziato a frequentarsi lo scorso maggio. Dopo alcune settimane di relazione, avevano annunciato il fidanzamento ufficiale, e la popstar aveva confermato di voler sposare il compagno nel 2019. A suggellare la loro storia d'amore, una serie di tatuaggi di coppie romantiche dediche su social. La rottura arriva dopo 5 mesi di idillio, in un momento molto particolare per Ariana Grande, lo scorso mese. Infatti, l'ex fidanzato della cantante, Mac Miller, era venuto a mancare per un'apparente overdose. In quell'occasione la grande si era detta esausta e aveva deciso di concedersi un periodo lontano dai social. La sua relazione con Pete Davidson era iniziata poche settimane dopo la separazione da Mac Miller.